Camillo Iacono, più che al direttore Camillo Iacono, che so essere socio del Lions Club, si hanno notizie di iniziative ecco, dei Lions per quello che riguarda il coronavirus? Sì, abbiamo avuto contatti dalla fondazione del distretto per un inoltro di circa $10,000, così come avvenne all'indomani del terremoto, e in verità noi abbiamo chiesto che piuttosto che inviarci $10,000 avremmo avuto piacere di inviarci materiale utile per il nostro personale sanitario, dalle tute monouso agli cambaletti monouso, mascherine e quant'altro. Speriamo che la richiesta venga accolta, perché la condizione imposta dagli Stati Uniti prevedeva un minimo di 100 casi di infetti nel luogo. Noi abbiamo sottolineato che in realtà fortunatamente non siamo in questa condizione, ma ritenevamo per l'appunto utile che ci inviassero materiale che qui non si trova. Anche perché il lavoro che sta facendo comunque l'ospedale Rizzoli sul territorio, anche semplicemente di ricerca di eventuali contagi con l'invio dei vari tamponi in terraferma, è un lavoro che merita certamente la riconoscenza di tutta la popolazione isolana, no direttore? Assolutamente sì, come negarlo, insomma.